In questo libricino di Robin Sharma, che si intitola Il monaco che vendette la sua Ferrari, si parla di un avvocato, tale Julian Mantle, avvocato di grido potente e ammirato, che a un certo punto, durante un'udienza, si sente male, ha un infarto e da lì decide di rimettersi in gioco e di vendere la sua Ferrari e trasferirsi in un monastero in Himalaya, in un monastero buddista. E questo introduce poi il tema di oggi, che è quella della crescita post-traumatica. In psicologia, infatti, molto spesso si parla di stress post-traumatico e di sindrome da stress post-traumatico per indicare tutta una serie di disagi, di disturbi che insorgono in seguito ad un evento traumatico. Ma esiste anche l'altra faccia della medaglia, che si chiama PTG, Post-Traumatic Growth. Growth sta per crescita e riguarda tutte le esperienze che noi riusciamo in qualche modo a trasformare le batoste della vita in qualcosa di positivo e che ci trasforma profondamente. Secondo alcuni studiosi, tra cui i primi che si sono occupati sono Tedeschi e Kalun nel 2004, ma poi a questo sono seguite tante altre ricerche ed è un tema in espansione. In seguito ad un evento traumatico, noi possiamo modificare cinque aspetti della nostra vita in senso positivo. Vediamoli insieme e nel frattempo ti invito ad iscriverti al canale YouTube Psicologia e Vita, che è il nostro canale per gli approfondimenti e per la tua crescita personale. Tra l'altro, ragazzi, grazie perché siamo arrivati ad 1 milione di visualizzazioni e questo mi riempie di gioia, perché stiamo dando valore a voi e voi state dando valore a noi, quindi cresciamo insieme. Allora, primo, relazioni con gli altri. In seguito ad un evento traumatico, che può essere di tutto, può essere dal terremoto al terremoto emotivo, per esempio una separazione di coppia, una delusione d'amore, può essere un licenziamento. Qualsiasi evento traumatico può migliorare anche la tua relazione con gli altri, nella misura in cui ti liberi delle relazioni tossiche e riesci a selezionare intorno a te le persone vere con le quali stare bene. Secondo, l'apertura di nuove possibilità. Nuove possibilità vuol dire che tutto ciò che ti era precluso precedentemente inizia a palesarsi, quindi ti inizia a venire in mente che potresti fare A, B, C, D, ci sono una serie di cose che ti si aprono, possibilità nuove, la tua mente si espande. Terzo, hai una maggiore forza personale intesa in senso proprio di resilienza, capacità di far fronte alle nuove circostanze. E diventi più saggio, diventi più forte perché sei in grado di affrontare le situazioni che verranno. Quarto, una rinnovata spiritualità, appunto come nel caso del nostro avvocato che se n'è andato, non c'è bisogno di andarsene in Tibet o in Himalaya per coltivare la nostra spiritualità, ha sicuramente un contatto con il divino, un contatto con un maggior senso della nostra vita. E infine, 5, appunto, un maggiore apprezzamento di quella che è la vita. Ciò che prima davamo per scontato, iniziamo in seguito ai traumi, quando avviene la crescita post-traumatica, ad apprezzare tantissimo. Pensa alle persone che riescono a vincere un tumore oppure una malattia grave. Tutto ciò ha delle profonde implicazioni anche nel senso di riuscire ad apprezzare ogni singolo istante. Beh, insomma, veramente interessante. Dimmi cosa ne pensi, scrivilo qui nei commenti, parliamone insieme all'interno della community PsyLife, che è la community per i nostri approfondimenti. E ti lascio con una bellissima frase di Lao Tzu, che veramente andrebbe scritta a lettere cubitali sopra le nostre porte, l'ingresso di casa, che dice: ciò che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo lo chiama farfalla. Ciao, buona vita.